Monsignore Morabito, ecco, qual è il messaggio che lanciamo in questi momenti un po' difficili per tutti, che questo coronavirus, ecco, qual è il messaggio che diamo a tutti i nostri cari fedeli? È un messaggio di prudenza perché certamente la situazione è molto grave. Il contagio può venire da parte di tutti perché c'è una difficoltà a capire chi sono gli asintomatici, chi sono i sintomatici, perché tutti siamo a rischio e tutti possiamo essere portatori. Tuttavia noi dobbiamo avere fede. Il Papa proprio oggi ha voluto dare una linea della misericordia divina, cioè del grande amore di Dio verso ciascun uomo. E soprattutto attraverso una preghiera, attraverso l'indulgenza che sarà fatta anche venerdì prossimo, diciamo il Papa vuole dire che in fondo la Chiesa è vicina a ciascuno. Certo, quelli che muoiono improvvisamente non sanno come in quel momento si trovano negli ospedali, però bisogna avere fede, fede perché Dio ci ama più di ogni altra persona, è sempre presente nella storia. È vicino a ciascuno di noi. È certamente un'ora terribile, un'ora veramente delicatissima, però dobbiamo credere che Dio c'è e ci ama. Siamo in Quaresima e indubbiamente noi richiamiamo anche molti altri casi così difficili nella storia dell'umanità. Questo è certamente tra quelli più complicati, anche perché passa attraverso la vita di veramente drammatico, in cui sicuramente ognuno di noi è messo alla prova, è come se fosse una prova, ma la vita continua, la vita è in Dio, la vita è eterna. Noi siamo in una storia parziale della nostra umanità. In questa storia certamente noi che siamo provati dobbiamo rispondere sì, che siamo disponibili a dire che Dio ci ama e che noi possiamo amarlo anche nella sofferenza, anche nella malattia. E questo certamente non è facile per chi soffre. Ecco, diciamo, il gesto del Papa ha voluto significare che in un certo senso noi possiamo, nella libertà della nostra coscienza, essere vicini a Lui, a colui che è il Creatore, a colui che ci ama, a colui che veramente, quindi un messaggio di speranza, anche speranza che la vita è eterna, che la vita con Dio finisce nel paradiso e noi dobbiamo andare tutti in paradiso. Questo è il messaggio di speranza. Grazie, Monsignore, grazie.